Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Importanti notizie di mercato arrivate nella serata di ieri. Fabrizio Micoli infatti si allontana decisamente dalla Al Nasri e a meno di clamorose novità dovrebbe restare al Palermo. Durante l'incontro telefonico di ieri tra il suo agente, il presidente Zamparini, e l'intermediario che sta lavorando per il trasferimento al club arabo non è stato trovato un accordo. Micoli quindi alla fine dovrebbe restare in rosanero, ma nei prossimi giorni vorrà avere garanzie sul suo possibile rinnovo contrattuale. Si sblocca la trattativa che porterà Matias Silvestri all'Inter. Moratti e Zamparini hanno infatti avuto un colloquio telefonico in cui è stato trovato l'accordo che si aggira sugli 8,5 milioni di euro che verranno pagati in 4 anni. Nessuna contropartita tecnica, solo cash, pagamento dilazionato e Silvestri è tutto nerazzurro. Alla fine è stato lo stesso Moratti a scendere in campo per sbloccare un affare che fino a ieri pomeriggio sembrava complicarsi. Una clamorosa chiusura. Il presidente Zamparini infatti ai microfoni di Radio Blu vota no al trasferimento di Emiliano Viviano alla Fiorentina. Il portiere andrà via da Palermo al 90%, ma è molto difficile che approdi alla Fiorentina, ha detto. I viola non mi sembrano abbastanza interessanti. Ormai, a mio avviso, è una pista morta. Nuova operazione sul fronte uscite per il Palermo. Il club rosanero comunica che i calciatori Oscar Arzamendia e Cesar Verdun sono stati ceduti all'Hellas Verona. I due giocatori si trasferiscono a titolo temporaneo con diritto di opzione sulla compartecipazione. Donati è stato giudicato incedibile anche dal presidente Zamparini, parla così Andrea D'Amico, procuratore di Massimo Donati. È stato un rinforzo importante del mercato di riparazione di gennaio, arrivando da Bari ha dato equilibrio e forza al centrocampo. Il Palermo non vuole cederlo, tra l'altro adesso lavora anche con Perinetti che lo conosce molto bene. Al massimo lavoreremo insieme al Palermo se c'è da costruire qualcosa attorno a Donati. È ancora da decifrare il futuro di Michele Canini, difensore del Cagliari, accostato al Palermo come possibile sostituto di Matias Silvestri. La situazione è in stand-by, ha detto il suo procuratore contratto a Stadio News sul giocatore. Ci sono tante squadre, ma chi decide in questo momento è il Cagliari. Palermo, soluzione gradita? Non si può dire, tutte le soluzioni possono essere prese in considerazione. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.